Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo bambino grande per l'età gestazionale, cause e sintomi. Un bambino è definito grande per l'età gestazionale quando il suo peso alla nascita è superiore al 90° percentile. Questa condizione può comportare difficoltà all'espletamento del parto per via vaginale, aumenta il rischio di distocia della spalla, fratture della clavicola o degli arti ed asfissia perinatale, oltre ad ipoglicemia ed iperbilirubinemia fetale. Per tali ragioni, si deve prendere in considerazione il taglio cesareo. La principale causa di un neonato grande per l'età gestazionale è il diabete mellito materno, con scarso controllo glicemico. In questo caso, la macrosomia deriva dagli effetti anabolici degli alti livelli di insulina fetale prodotti in risposta all'eccessivo glucosio ematico durante la gravidanza. Minore è il controllo del diabete materno gestazionale o precedente alla gravidanza, più grave sarà la macrosomia del feto. In qualche caso, la crescita del feto è superiore rispetto alla norma a causa di un carattere legato all'ereditarietà o condizioni materne, come l'obesità. Tale condizione si può avere, inoltre, come conseguenza di una gravidanza protratta. Una causa rara è, invece, la sindrome di Beckwith-Wiedemann, caratterizzata da macrosomia, onfalocele, macroglossia ed ipoglicemia. Possibili cause di bambino grande per l'età gestazionale. Bambino grande per l'età gestazionale è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni: diabete, diabete gestazionale, obesità. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.